Buonasera a tutti gli amici di Cristiani Today, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Questa sera parliamo di scienza e fede e lo facciamo con una giovanissima ragazza di 28 anni, lei è di Cagliari, è una ricercatrice presso i laboratori di fisiologia vegetale e fotobiologia all'Università di Cagliari, infatti parleremo meglio di cosa si tratta, di cosa si occupa nel dettaglio. Lei si chiama Domenica Farci, attraverso il suo percorso lavorativo ci dimostrerà che la scienza e la fede camminano di pari passo. Benvenuta Domenica. Grazie Rita, un saluto a tutti. Grazie Domenica di essere con noi. Intanto complimenti per la tua giovane età e per la tua carriera che devo dire è veramente eccezionale. Grazie. Allora Domenica, raccontaci un po' come sei appunto arrivata a diventare una ricercatrice. Allora, è stato un po' un sogno che è nato da bambina. Quasi una sorta di vocazione. A guardare la materia scientifica un po' mi ci sono ritrovata. Quello che all'inizio era sempre stato il mio sogno era poter aiutare gli altri attraverso la scienza. E così ho continuato il percorso di studi all'università in biologia. In biologia molecolare e in seguito anche con il dottorato, sempre a livello biologico. Beh, infatti per diciamo, studiare queste materie, anche per frequentare questi percorsi di studio, credo che alla base ci debba essere una grande passione per la scienza, per tutto quello che è appunto spiegabile con la scienza. Tu infatti stai studiando un batterio molto particolare. Di che si tratta? Sì, si tratta del batterio Deinococcus radiodura. È un batterio altamente resistente alle radiazioni, al punto che riesce a sopravvivere in prossimità dei reattori nucleari. Quello che sto studiando è una proteina che circonda il batterio e abbiamo scoperto a Cagliari che protegge il batterio dalle radiazioni ultraviolette più potenti. Ah, è una cosa abbastanza particolare che andrebbe, insomma, approfondita. Questo batterio, diciamo, causa anche delle malattie. No, assolutamente innocuo per l'uomo, per l'ambiente o per gli animali. Ho capito. Bene, almeno abbiamo, diciamo, una cosa positiva, almeno questo. Anche i tuoi fratelli comunque sono degli scienziati, una famiglia di scienziati, di ricercatori. Allora, ho un fratello più piccolo di me, anche lui studia biologia molecolare, e poi ho una sorella di 14 anni che va al liceo scientifico, e un fratellino che compie quest'anno 10 anni, e lui è appassionato di scienze naturali, dinosauri e l'evoluzione, questa materia qua. Quindi diciamo Quindi siamo. tre figli tutti scienziati. Eh sì, no, Mentre invece i tuoi genitori non hanno nulla a che fare con la scienza. no, papà e mamma non hanno mai studiato all'università materie scientifiche, mamma è casalinga, siamo quattro figli, quindi ha avuto tanto da fare, papà è operaio al posto di Cagliari. Beh, infatti devo dire che questa passione, questo percorso lavorativo è anche particolare, non tutte le donne fanno questo mestiere che ti ritrovi a fare tu. Infatti mi chiedo se magari nel tuo ambiente ci sono dei pregiudizi verso le donne. Abbastanza. Diciamo che le donne nel settore scientifico sono veramente tante, però resta sempre questo fondo di pregiudizio per cui la donna dovrebbe essere più adatta ad altre materie,
come le materie letterarie, e ad ogni modo le donne non raggiungono mai i livelli più alti nella carriera, come i direttori e quant'altro. Io mi chiedo perché nel 2018 ancora ci sono certe convinzioni del Medioevo. È una bella domanda. Perché d'altronde alla fine le donne dimostrano il loro valore e secondo me a livello scientifico sono molto adatte per le loro peculiarità tipiche della donna, delle gestioni o diciamo del multitasking. Esatto. No? Così come le mamme devono occuparsi dei bambini, della casa, della gestione. In realtà non è una legge, non è un comandamento questo, esatto. Diciamolo. Molti pensano anche che scienza e fede siano in contrapposizione, ma in realtà abbiamo noi trattato questo argomento anche con un sacerdote a suo tempo, in realtà però sappiamo che non è così. No, assolutamente. Non credo che non possano andare di pari passo, addirittura prese per mano. Ecco, al di là del batterio che già tu ci hai accennato poc'anzi, qual è, diciamo, la ricerca che ti ha appassionata di più? Diciamo che in generale mi piace un settore della ricerca che sia applicato, nel senso che tutto ciò che viene scoperto non resta semplicemente nei libri, ma può migliorare la vita delle persone in tantissimi modi, che può essere a livello medico, così come anche a livello alimentare o a livello un po' più economico, come in agricoltura, per esempio. Tornando a parlare di fede, qual è il tuo rapporto con Dio? Io sono nata cattolica e credente e lo sono rimasta in tutti questi anni. Non ho mai dubitato che, diciamo, a governare questo incredibile mondo in cui siamo non ci fosse un Dio. Anche perché credo che con tutto il dolore e le guerre, l'odio che gli uomini creano, se non dovesse esserci qualcosa di più alto, qualcosa di migliore a cui aspirare, allora non ci sarebbe nessun senso. Hai fatto bene anche a specificare con tutto l'odio le guerre che gli uomini creano, perché alla fine siamo noi stessi creatori di odio e di violenza. Sì, infatti, molto spesso additiamo Dio per tutto ciò che di cattivo accade nel mondo, però in verità Lui ci ha lasciati liberi, perciò noi siamo liberi di scegliere il bene o il male e ovviamente di pagarne anche le conseguenze. Devo dire che hai anche vinto la borsa L'Oreal per le donne nella scienza prima di concludere il dottorato, quindi questa è proprio una grande soddisfazione. Sì, è stata forse una soddisfazione più grande anche del riuscire a concludere il dottorato, perché è un bel riconoscimento sia in quanto donna che in quanto ricercatrice a livello scientifico. Tu pensi, a proposito di ricerche, di ricercatrice, ecco, tu pensi che la ricerca un giorno riuscirà a combattere, a debellare definitivamente i tumori? Io credo di sì. Un po' ci stiamo provando anche noi al laboratorio a Cagliari tramite questo batterio speciale che studiamo, di trovare una via che possa aiutare nella terapia per i tumori in maniera preventiva precoce. Quello che io penso è che la scienza comunque oggi come oggi si è molto evoluta.
anzi è evolutissima, quindi anche io spero, ho fiducia che prima o poi qualcuno, spero che lo sei anche tu, magari un giorno vieni e dici, sapete, ho scoperto questa ricerca mi ha fatto scoprire appunto come vincere il tumore, sarebbe veramente un grande regalo. Eh sì, assolutamente. Vuoi dire qualcosa a chi ti ascolta? Vorrei dire solo di non perdere mai la speranza, perché nonostante tutto siamo stati creati liberi di seguire i nostri sogni in qualsiasi settore, la scienza non viene preclusa dall'essere cattolico, cristiano, si può fare tutto e soprattutto si può scegliere di fare del bene aiutando gli altri, perché alla fine è questo che conta ed è questo che possiamo veramente lasciare come, diciamo, testamento del nostro passaggio sulla Terra. Grazie Domenica per queste bellissime parole che hai detto. Ti ringrazio di cuore per averci concesso anche un po' del tuo tempo questa sera. Grazie a te Rita per avermi chiamata e data questa bellissima opportunità. Io ricordo a tutti i nostri amici che possono rivedere tra qualche minuto, per chi non si fosse collegato in tempo, possono rivedere la puntata sul mio canale YouTube Rita Sberna. E grazie Domenica di essere stata con noi. Grazie Grazie a voi. a tutti, amici, e buona serata.